quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto dare a voi il regno. Vendete ciò che possedete e datelo in elemosina. Fatevi borse che non invecchiano, un tesoro sicuro nei cieli, dove ladro non arriva e tarlo non consuma. Perché dov'è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore. Siate pronti con le vesti strette ai fianchi e le lampade accese. Siate simili a quelli che aspettano il loro padrone quando torna dalle nozze, in modo che quando arriva e bussa, gli aprano subito. Beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli. In verità io vi dico, si stringerà le vesti ai fianchi, li farà mettere a tavola e passerà a servirli. E se giungendo nel mezzo della notte o prima dell'alba li troverà così, beati loro. Cercate di capire questo. Se il padrone di casa sapesse a quale ora viene il ladro, non si lascerebbe scassinare la casa. Anche voi tenetevi pronti, perché nell'ora che non immaginate viene il figlio dell'uomo. Chi è dunque l'amministratore fidato e prudente che il padrone metterà a capo della sua servitù per dare la razione di cibo a tempo debito? Beato quel servo che il padrone, arrivando, troverà ad agire così. Davvero io vi dico che lo metterà a capo di tutti i suoi averi. Ma se quel servo dicesse in cuor suo: «Il mio padrone tarda a venire», e cominciasse a percuotere i servi e le serve, a mangiare, a bere e a ubriacarsi, il padrone di quel servo arriverà un giorno in cui non se l'aspetta e a un'ora che non sa, lo punirà severamente e gli infliggerà la sorte che meritano gli infedeli. A chiunque fu dato molto, molto sarà chiesto; a chi fu affidato molto, sarà richiesto molto di più». Perché stai amministrando così, figlio? Perché hai usato le meraviglie della vita per ubriacarti di possesso, ambizione, avidità? Perché hai percosso e ucciso continuamente i tuoi fratelli e le tue sorelle senza fermarti un attimo? Perché la tua amministrazione genera tante grida, tanto dolore, ingiustizia, efferata violenza, allucinante miseria? Dimmi, figlio, perché? Perché vuoi il controllo e il potere su tutto e su tutti? Perché ti comporti come un dio malvagio, capriccioso, insolente? Perché togli il pane, l'acqua, l'aria ai tuoi fratelli? Perché tratti la natura in modo così agghiacciante? Perché risucchi le energie fisiche, mentali e spirituali dai tuoi fratelli, schiacciandoli nella miseria e nella paura, rendendo il dono della vita orribile, inaccettabile, spaventoso per loro? Per i soldi? Per il potere? Per sfida? Il Signore ha donato a tutti, per il benessere di tutti, ma tu amministri il dono di Dio in modo tale che pochissimi uomini e donne godono di beni incalcolabili, mentre tutti gli altri vivono da schiavi e sopravvivono a stento. Perché sei così sprezzante, irriverente verso il tuo Signore, offensivo con la vita? La vita conosce tutti i tuoi progetti, sa in che modo stai organizzando ogni cosa, affinché la tua amministrazione sia unica e globale su tutto il pianeta. Ma perché? Tu, meglio di chiunque altro, sai che a te chiederò di più, molto di più. Sento le grida dei popoli, le loro preghiere e bestemmie. E tutto a causa della tua malvagia amministrazione. Io non so perché lo fai, figlio, e nemmeno voglio saperlo. Sono troppo occupato a raccogliere le grida, le lacrime del mondo, l'orrore di milioni e milioni di figli. È a loro che devo rispondere, e certo risponderò. Verrà il giorno che anche tu griderai a me,
e non per la fame, la sete, il freddo. Le fauci della malvagità ti stritolano senza sosta, e in quel giorno io ti ascolterò, ma non risponderò, e conoscerai il mio silenzio, il silenzio di Dio. Per evitarti tanta sofferenza, ti suggerisco: lasciati correggere, figlio, guidare. Raccogli il grido dei tuoi fratelli e usa la tua forza, il tuo cuore, per costruire il mondo meraviglioso che io sogno per tutti. Insegnaci, oh Padre, insegnaci a